Allora, Vito, raccontaci una delle tue avventure durante un giorno in navigazione sulla barca. Bellissima, una più bella dell'altra. Altro appunto che prendevo le botte. Una ragazza stupenda, un sogno mi guardava e io sognavo. Mi riguardava e continuavo a sognare. Scendiamo dalla barca al vulcano e vado per i cazzi mia. Ad un tratto me la vedo al fianco. Oh, ciao, come va? E io, bene. Come ti chiami? Come non ti chiami? E io nel mio inconscio sognavo. Finalmente ho imbroccato una. Ho imbroccato. E tutto ok, di qua, di là. Accanto c'erano i suoi genitori, sorridevano. Avevano un figlio, un fratellino portato nel piedica. Anche lui sorrideva. Basta, ritorniamo sulla barca per andare a casa. E noi ci riguardavamo, bello, sai? Ho detto, bello, ora una di queste sere esco con questa tipa, passeggio per le vie di Reggio. Arriviamo a Reggio, la gente stava per scendere e mi è venuto il panico. Come faccio a rintracciare sta ragazza? Come faccio? Ho pensato di scrivere il mio numero in un pezzo di carta e darglielo. Questa è la soluzione giusta, ho pensato. Basta, vado, mi avvicino lentamente. Durante lo sbarco, chiariamo. Durante lo sbarco. E gli do questo fogliettino. Oh, mi guarda in una maniera aggressiva e mi dice, ma che faciste? La sorellina piccola, ma che è pazzo? Mamma, ci ha dato un numero. Dile, ci capite? No, ci faccio un musso tanto. Mamma mia, fra un po'. Era una tragedia. Il fratellino handicappato aveva capito la cosa. E allora è iniziato. Mi voleva anche lui menare. Ho detto, mamma mia, qui perdo il lavoro e le botte prendo. Il padre, perché devo tenere a lui? Perché sennò anch'io ti facevo i mascini tanti. La mia fortuna che sono scesi. E per due giorni ho avuto paura di incontrarle all'imbarco per le altre crociere. Ed ecco una delle mie lievi avventure.